Benvenuto, benvenuta nella scuola dello spirito. Sono così contento di poter condividere con te qualcosa di potente riguardo all'identità, la nuova identità in Cristo. In 2 Corinzi 5,17 da The Passion Translation, la Bibbia dice che se uno è inglobato in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è nuovo. Mi piace questa parola inglobato. Perché a volte noi guardiamo a noi stessi con gli occhi del passato, guardiamo a noi stessi con gli occhi o attraverso le etichette che gli altri ci hanno addossato, guardiamo a noi stessi con vesti che abbiamo o maschere che abbiamo indossato, vissuto, sperimentato a causa del nostro passato. Ma se sei in Gesù, lui ti ha inglobato, da qualunque lato ti guardi, dovresti vedere Gesù. Da qualunque lato cerchi di comprenderti, dovresti comprenderti attraverso Gesù. Lui è l'unico che ti comprende per quello che ti ha coperto. Mi piace dall'inglese wrapped around. Lui si è avvolto attorno a te, così tanto che da qualunque lato ti guardi, sei in Gesù. Sei nel luogo più protetto dell'universo, sei nel posto migliore dell'universo, sei nella persona più amabile dell'universo. La domanda che spesso tanti si fanno è: sono degno? Sono capace? Sono all'altezza? La domanda più giusta che dovresti farti è: sono in Gesù? Perché se sei in Gesù, allora lui è la tua sapienza, lui è la tua giustizia, lui ti rende degno, lui ti rende capace, lui è la tua abilità. A volte abbiamo sentito un Vangelo che non ci ha davvero parlato di che cosa Gesù è venuto a fare in noi attraverso lo Spirito Santo, di questo potenziale che ha depositato in noi con il seme incorruttibile. Una volta ero in una chiesa e mi hanno detto: ma che tipo di Vangelo predichi? Sembra un altro Vangelo. E la mia domanda è stata: no, che tipo di Vangelo hanno predicato a te? Perché il Vangelo della Bibbia, il Vangelo della parola di Dio mi parla di un Gesù che mi ama e che ha dato se stesso non solo per perdonarmi e riscattarmi dal peccato, ma per rilanciarmi in una nuova vita, in una nuova identità, in un nuovo potenziale, in Lui, con Lui, grazie all'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è vicino a te ed è così dolce, meraviglioso, amorevole. Lui era quando Dio dal principio ti ha pensato, ti ha creato e ti ha voluto e ora è con te per guidarti passo dopo passo in questa nuova identità, in questa nuova realtà. Chi Dio è, quel che ha fatto per te e chi tu sei ora in Cristo Gesù. Attraverso questa scuola, il mio desiderio è quello di poterti mostrare che in Gesù non ci sono solo nuove possibilità, ci sono nuove persone. In Gesù non ci sono persone migliorate, ma persone ricreate. In Gesù non c'è solo un passato, ma c'è anche un nuovo passato. Cioè lui rimette le mani sulla tua vita dalle fondamenta. Lui riscatta il tuo passato. Lì dove hai fallito, lui trasforma la pietra d'inciampo in un trampolino di lancio. Lì dove sei caduto, lui prende le tue storie più dolorose e le trasforma in testimonianze potenti. Lui ti riprende proprio lì dove sei stato, in quel luogo dove hai fallito. E a volte ti ci rimanda per trasformare la storia della tua vita in un qualcosa di potente, come ha fatto con quella donna samaritana. Era conosciuta per i suoi tanti uomini, sei uomini, ma quando ha incontrato Gesù, il settimo uomo, l'uomo perfetto, il sette è il numero della perfezione nella Bibbia, è ritornata nel suo paese come un evangelista. Ne era uscita andando verso Gesù come una pessima persona, è rientrata come la prima in tutta Samaria che aveva incontrato il Messia. Quando tu incontri Gesù, non solo il vecchio è passato, ma il nuovo è iniziato. Se vuoi saperne di più, ti incoraggio, iscriviti al mio canale e non ti dimenticare di seguirmi sui social. Fino alla prossima puntata, Dio ti benedica.